ancora in campo il grande cuore di tanti amici che sono accorsi allo stadio comunale per la partita del cuore che si è svolta ieri sera a Brusciano. Napoli vincente contro All Star Brusciano. Musica, spettacolo, gol, divertimento e soprattutto tanta solidarietà. Un grande successo per la manifestazione organizzata per il secondo anno dall'attore Barbato De Stefano, Clelia Cortini e Tommaso Colinto. Una bella serata che ha visto la partecipazione di tanti artisti, amici del calcio e dello sport, che per due ore hanno regalato sorrisi e divertimento ai tantissimi bambini accorsi allo stadio con un nobile scopo: raccogliere fondi a favore di ben tre progetti. Il ripristino dell'autoambulanza operante sul territorio di Brusciano, l'associazione Vittime Violenza Sportiva Ciro Vive, nata per volontà di Antonella Leardi e Giovanni Esposito, genitori del tifoso azzurro Ciro Esposito, vittima di questo tipo di violenza, e la formazione di operatori BLSD sul territorio bruscianese, allo scopo di istruire personale capace di svolgere azioni di pronto soccorso, utilizzando tecniche di rianimazione cardiopolmonare, anche con uso del defibrillatore. Madrina dell'evento è la giornalista Ilaria Mennozzo. Tra i tanti ospiti presenti all'evento, i genitori di Ciro Esposito, Antonella Leardi e Giovanni Esposito, a rappresentare l'associazione Ciro Vive. In panchina l'attore Angelo Di Gennaro, in veste di allenatore della squadra Napoli vincente, e tanti altri artisti tra calciatori, attori, cantanti, che hanno sfidato le All Star Brusciano in un mix di sport e spettacolo, un'occasione di ritrovo e di mediazione che ha acceso i riflettori su quanto sia bello fare del bene divertendo.